Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantano in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici al pianoforte. Oggi vorrei fare una puntata diversa, che è quella di insegnarvi tutti gli accordi maggiori e minori al pianoforte, compreso i diesis e bemolle. Siccome non l'abbiamo mai fatto, probabilmente potrà esservi utile. Canta, 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 cantare in libertà. Bene ragazzi, prima di andare a vedere gli accordi al pianoforte vorrei farvi una premessa. Esistono, oltre ai diesis e ai bemolle, anche altri segni grafici che sono una specie di X che significa doppio diesis e due B, uno accanto all'altro, che significa doppio bemolle. Che cosa significa? Che sappiamo bene che il diesis sposta la nota di un semitono in avanti, quindi considerando dal basso verso l'alto le note, in avanti significa che se noi suoniamo Do, Do diesis sarà la nota più alta di mezzo tono. Se invece troviamo il bemolle, abbasseremo quella nota di un semitono. E fino a qua più o meno ci siamo. Esiste anche il doppio diesis e il doppio bemolle, quindi sposteremo la nota che ha questo simbolo due semitoni più avanti. Quindi Do doppio diesis significa che dobbiamo suonare la nota del Re, anche se si chiama Do doppio diesis per alcune ragioni che non sto qua a dire. Ok, quindi Do doppio bemolle invece sarà, se partiamo dal Do, scendiamo un mezzo tono, arriviamo a Si, scendiamo ancora un mezzo tono, arriveremo a Si bemolle. Ok? Andiamo al video. Bene ragazzi, ecco tutti gli accordi maggiori e come vedete ci sono anche i diesis. Quando trovate scritto mi diesis e accanto c'è tra parentesi il fa, significa che voi dovete sapere che questo accordo si compone così come è scritto e il mi diesis corrisponde proprio alla nota fa suonata sul pianoforte. Allo stesso modo ci sono altri simboli, tipo la X, questa specie di X, accanto al Fa. Questo è il simbolo del doppio diesis, vuol dire che la nota avanza di due volte un semitono, quindi di un tono, corrisponderà al Sol. Ci sono ovvie ragioni per questo, poi ve le spiegherò con calma, però insomma sappiate che dove c'è scritto Do tra parentesi corrisponde alla nota Do sul pianoforte. Ok, mentre la X corrisponde a un doppio diesis, quindi anziché suonare Do, suoneremo il Re sul pianoforte. Questi invece sono tutti gli accordi minori, quindi potete notare che si sono abbassate le tonalità, cioè la terza si è abbassata di un semitono rispetto allo schema di prima, e che sono rimaste invariate invece questa colonna della quinta nota della scala. Quindi qua non ci sta niente di strano, tranne diciamo il mi diesis troviamo ancora qua, che corrisponde al fa, ma c'era anche prima e tutto rimane invariato. Vediamo anche gli accordi bemolle, questi sono maggiori, sappiamo che ci sono 5 tasti neri nel pianoforte in un'ottava, quindi re bemolle, fa, la bemolle e così via. Questi sono gli accordi bemolli maggiore. E questi sono minori. Anche qua vedete che ho sostituito fa bemolle con una parentesi mi, vuol dire che si suonerà il tasto mi anche se si chiama fa bemolle. Per facilitare il colpo d'occhio e ho scritto tra parentesi il tasto da suonare. Ma questi sono tutti gli accordi bemolle che troveremo, sia maggiori che minori. Bene ragazzi, dopo aver visto lo schema, vi mostro adesso tutti gli accordi maggiori e minori. Quindi, partendo dal Do, quindi dove ci sono i due tasti neri, a sinistra c'è il Do, Do Mi Sol forma il Do maggiore. Abbassando la terza, cioè sarebbe la terza nota della scala di Do, Do Re Mi Fa Sol, Do Re Mi è la terza, quindi vale per tutti gli accordi, la nota del centro si chiama la terza, abbassandola di mezzo tono, quindi dal Mi, passando a Mi bemolle, avremo l'accordo minore di Do.
Ora, la terza, perché questa nota si chiama Mi bemolle e non Re diesis? Altrimenti Re diesis sarebbe la seconda aumentata. Questo deve essere un discorso chiaro, c'è una spiegazione un po' lunga, però insomma, diamo per scontato che la terza deve avere il nome proprio della nota della scala di riferimento. Quindi Do, Re, Mi. Questa nota abbassata non è Re diesis, ma è Mi bemolle. Mantiene il nome di Mi. Quindi maggiore, Mi naturale, minore, Mi bemolle. Andando avanti, troviamo il Do diesis. Allo stesso modo, l'accordo si suona Do diesis, Fa, Sol diesis. Ma se questa nota noi la chiamiamo Fa, sarà. È un errore perché Do, Re, Mi, Fa diventa una quarta, mentre dobbiamo chiamarla Mi, perché è sempre la terza, Mi diesis. Il diesis sposta in avanti di mezzo tono qualsiasi nota. Quindi se questo è Mi, questo è Mi diesis, che non esiste come tasto, corrisponde al Fa, ma nel caso dell'accordo di Do diesis maggiore si chiamerà proprio Mi diesis. Questo vale per tutti gli accordi che avranno tipo il semitono, vedremo dopo. Poi avremo quindi automaticamente l'accordo minore, questo Mi diesis, diventa Mi naturale. Quindi Do diesis, Mi naturale, Sol diesis. Quindi maggiore, ok? Andiamo avanti. Re maggiore, Re Fa diesis, La, Re minore, Re Fa La. Re diesis maggiore. Questo si chiama Fa doppio diesis. È un po' difficile da spiegare, però insomma, Re, la terza è Fa, siccome il Fa sta qui, Fa diesis è qui, Fa doppio diesis è qui. Diamolo per scontato che questo è così. Quindi ricordiamoci solo che si suona in questo modo qua, mentre il minore si suona Re diesis, Fa diesis, La diesis. Andiamo avanti. Mi, Sol diesis, Si, Mi, Sol, Si, minore. Fa La Do, accordo ma di Fa maggiore. Fa La bemolle, Do. Fa diesis, La diesis, Do diesis. Fa diesis, La naturale, Do diesis, Sol, Si, Re, Sol, Si bemolle, Re, e il Sol minore, ok? Maggiore, minore. Poi Sol diesis, Si diesis, come abbiamo visto prima, questo non può chiamarsi Do perché Sol, La, Si, Do sarebbe una quarta, quindi si chiamerà Si diesis, e poi Re diesis. Mentre il minore avrà il Si naturale. Sol diesis, Si naturale, Re diesis. La quinta e la prima rimangono sempre invariate, sia nell'accordo maggiore che minore. Poi La, Do diesis, Mi, La maggiore, La Do Mi, La minore. Poi La diesis, La Si Do. Questo è Do doppio diesis per lo stesso discorso di prima. E poi avremo il Fa, che sarà un Mi diesis. È un po' complicato, però insomma questo accordo si suona così, il La diesis. Poi è meglio chiamarlo Si bemolle, poi vi spiegherò perché. E poi qua avremo Si naturale, Re diesis, Fa diesis, l'accordo di Si maggiore, e così sarà Si minore con il Re naturale. Mentre tornando alla diesis, ovviamente l'accordo minore sarà con il Do diesis, La diesis, Do diesis, Mi diesis, che si suona corrispondentemente al Fa. Ok, detto questo, ci sono alcuni accordi che è più comodo chiamarli in un altro modo. Ad esempio, se noi dobbiamo suonare La diesis, essendo La diesis Do doppio diesis e Mi diesis, è un casino solo a dirlo. È meglio in modo enarmonico, si dice in armonia, chiamare questa nota Si bemolle e quindi Re Fa. Quindi
che praticamente il si bemolle e il la diesis si suonano allo stesso modo, ovviamente, però è più facile da comprendere, anche da scrivere. Allo stesso modo, anche gli altri accordi bemolle che abbiamo visto, proviamo a semplificarli, ad esempio il re diesis, che si suona re diesis, fa doppio diesis e la diesis, possiamo chiamarlo mi bemolle, quindi sarà mi bemolle, sol, si bemolle, è molto più semplice da ricordare. Bene ragazzi, impariamo tutti questi accordi, piano piano vedrete che sarà sempre più semplice memorizzarli, impariamo sia diesis che bemolle e poi nella prossima lezione vedremo i rivolti e vi spiegherò che cosa sono e a che cosa servono. Bene, spero riusciate a imparare tutti questi accordi, piano piano vedete che li imparerete tutti e in modo che quando incontrate degli accordi con i diesis e i bemolle, da questo momento in poi sapete come si suonano e potete suonare davvero tutte le canzoni che volete.